Bentornati a casa mia. Scusate se non mi sono fatta sentire, ma prima faceva caldo. Poi ho avuto qualche problemi con internet, connessione, tutto il resto, e forse siamo tornati. Ciambellone con pere e cioccolato, o meglio Nutella. Sono col mio amico Fabio. Ciao a Saluto. tutti. E chi lo monterà sarà il maritino, che però in questo momento ronfa. Allora, per questa ricetta ci vogliono 2 pere e mezzo tagliate a fettine, 6 uova, anche se questa è la confezione 10, Ah, beh, sì. fidatevi, 500 g di farina, una bustina di lievito che lo farò dopo appena mi serve, un po' di Nutella a piacere, un po' di si chiama? Limone? Limone grattugiato, 180 grammi di zucchero, Sembra. 200 mg di latte buco. Ora vi saluto e anzi, spacco con voi le uova, va! Eccole. Ah, che bel tuorlo. Si parlava oggi dei prezzi con Fabio. Come sono lievitati, ragazzi. Eh sì. Come le mie torte. Le torte. Rimane di burro, perché ho dormito 3 ore. 3 uova. Aspetta, 4. Viene una torta grande, eh? Eh sì, 4, bel, sono bell'uomo. 5, 6. Ragazzi, scusate. Boh, 6. bellissima idea. Adesso prendiamo queste, le mescoliamo con lo zucchero e quindi niente, ci sentiamo dopo che fa troppo rumore. Ciao! Zucchero, praticamente l'inizio della carapasticcera, che se non c'entra nulla. Poi il latte non è 200 ma 120, e quindi è questo qua che aggiungerò a questo, ok? Insieme a 120 di burro. Aspettate. Sei Inquadriamo curioso? gli Ho il ingredienti. foglietto del. Che Sì. poi è l'una del pomeriggio quasi, quindi insomma dobbiamo mangiare anche, mi sa. E non abbiamo neanche idea. vero. Siamo concentrati sul dolce, però. Che si aspettava ancora un po' il nostro amico, non mangiare neanche. Il dolce. Sì, ci vuole. Ecco, il burro. Poi 120 era il burro. Era 120, sì. Sì, Così. 120, sì. il latte. Ne lascio un pezzettino per imbucare la teglia. Vai. Ok. E latte. Poi mescolo. Ah, la farina è setacciata a 500, eh. Devo ancora fare questo lavoro qui. Da una parte. Quindi così vi faccio vedere già un'altra parte, e il lievito. Siamo un pochino di fretta io e lui. Eh? Ecco, Perché ma abbiamo non è detto. Fabio, voglio che l'assaggi prima che vada via. E c'è la cottura, poi deve raffreddare un po'. Il Bene, lievito bene. pane angeli non mi È quello migliore. piace No, non è granché. quello migliore. No. Sbagliato. Anche mia suocera non gli piace granché, non so perché sia Perché stato commentato a volte i male. prodotti sono di grandi marche, ma non sono buoni. È vero. Parte la Nutella che Ecco è sì, a lì, parte infatti, la Nutella, grande marca, via abbiamo loro. comprato quella Nutella. E qui ci vanno pezzetti le mele. Sì, le mele. C'era il coso di pere, le mele, giustamente. Esatto. Ho detto pere. Qui devo, e poi questa ce le metto lì. A dopo, ragazzi. Vai. Mescolato,
Allora, ragazzi, ho mescolato il burro fuso col latte dalla parte, poi avete visto che ho messo la farina e il lievito da un'altra con le pere e ho aggiunto un cucchiaio di, no, 150 grammi di Nutella. E Buono. adesso si mette nella ciambellone perché volevo metterlo nell'altro, ma non ci sta. E niente, ragazzi, ci vediamo dopo. Che dite? Sì, Ciao! dopo. Ciao ragazzi, allora qui se volete c'è lo spolvero di zucchero vero, ma a me viene un po' stuccante. Sia io che Marco che Fabio vogliamo mangiarla così. Allora, questa è il risultato finito, apriamola. Facciamo il taglio. La ceppa è troppo calda. Vabbè, ragazzi, è così. È buonissima. Boh. Vi salutiamo. Spettacolo, sarà È calda, è buonissima. troppo calda adesso, ragazzi. A presto. Presto. Buon ottobre o novembre.